Eccomi qua. Oh, che piacere ritrovare intanto un amico che ogni tanto ci viene a trovare perché ha sempre delle belle novità da raccontare ed è Paolo Linetti, responsabile delle attività museali del Museo Diocesano. Bentornato in casa nostra. Grazie. Diamo il benvenuto in casa nostra a una grande attrice, si chiama Liu Bosisio e l'abbiamo conosciuta e amata in tante occasioni anche come doppiatrice, è scrittrice. E però è a Brescia per un motivo particolare, fra poco ci racconterà il perché e soprattutto anche il perché della presenza di Paolo Linetti. Ben arrivata. Grazie, Liu. Grazie. Tutto grazie. Bene? Sì, sì. Tranquilla, come ti chiami? Emanuela. Emanuela. Mi chiamo Liu, ciao, piacere. Piacere, ci siamo incontrate prima, ma effettivamente non ci siamo presentate, abbiamo subito cominciato a chiacchierare di tante cose. Una presenza importante anche per il Museo Diocesano, perché c'è una mostra che verrà inaugurata sabato alle 18 ed è una mostra dove il protagonista sono le opere di Liu, per cui vuoi dirci intanto come è nata questa collaborazione, questo incontro? Certamente. Allora, il Museo Diocesano quest'anno per il terzo anno fa una delle iniziative legate al Giappone, poiché il ciliegio del nostro Museo Diocesano è il più grande ciliegio cittadino, per cui facciamo questa festa che presenta la cultura giapponese. Ma quest'anno volevamo una mostra che potesse riunire la cultura giapponese e la cultura italiana. Per cui ho pensato a questa amica che, oltre che essere un'ottima ed eccellente attrice, è soprattutto una grande donna. Le ho proposto se era disponibile a esporre le sue opere al Museo Diocesano. E queste opere le abbiamo trovate così belle che, anziché presentarle il giorno del 28 marzo, che è la festa del ciliegio e del Giappone nel chiostro, l'abbiamo anticipato di una settimana proprio per dare maggior respiro all'iniziativa. E poi, come parlerà direttamente Liu, il 21 ci sarà un'altra iniziativa ancora che la vedrà protagonista. Infatti qualcosa è stato anticipato anche dal sito che abbiamo visto ed era una copertina di un libro. Ma questo amore per l'arte, perché non abbiamo detto, la mostra si chiama L'arte della ceramica Raku nei collage e nei tableau. A ceramica Raku, intanto puntiamo l'attenzione su questo termine che ci sembra un po' sconosciuto, almeno per i non addetti ai lavori. Raku è un tipo di ceramica, nasce intorno al 1500 in Giappone per il rituale del tè, cioè questi artigiani si cuocevano la tazza, plasmavano la terra, davano una forma, poi la mettevano nei forni, poi davano anche del colore e poi la mettevano nei forni, essenzialmente per il tè, per poter bere il tè. Ognuno aveva la sua tazza che poi riconosceva. Poi attraverso gli anni, attraverso i secoli eccetera, questo tipo d'arte è arrivato in Occidente, per cui poi si è ampliata, si sono trovati anche altri sistemi, si sono cominciati ad adoperare i piombi, cosa che ad esempio per una tazza da tè non va bene, perché se ci metti dentro un liquido, se il colore è dato a piombo può essere nocivo, no? Certo. Però indubbiamente questi colori a piombo, attraverso tutta una lavorazione abbastanza complicata, danno degli effetti straordinari, dei colori madreperlacei, delle dorature, delle ramature, delle cose straordinarie. E la cosa meravigliosa è che non sai mai, cioè tu non puoi dire io adesso questo pezzo lo faccio azzurro, no? Tu ti metti il tuo azzurro, ma siccome poi quando esce dal forno, che è incandescente, con le pinze lo tiri fuori ad altissima temperatura, vicino devi aver preparato un braciere, un pentolone con dentro foglie, giornali, segatura, per cui tu devi essere lesto a prendere questo pezzo rovente, incandescente, che è diventato rosso e sembra bagnato, lo metti in questa cosa qui, copri e metti un coperchio con dei mattoni, perché devi assolutamente asciugare, togliere ogni traccia d'ossigeno. E questa mancanza di ossigeno fa reagire i colori, i piombi, per cui a secondo di quanto tempo rimane dentro
supponiamo, tu l'hai messo, ti suona il telefono, scappi sì. a rispondere, torni dopo 2 minuti, il pezzo sarà diverso che se tu l'avessi tolto 2 minuti prima. E questa è la cosa meravigliosa. Se ad esempio allora non si può veramente prevedere o immaginare il colore. Non puoi, sì, poi più o meno, però ad esempio io mi sono ritrovata a mettere del verde e trovarmi del rame. Del rame, e poi sono tutti assolutamente pezzi unici per forza di cose. Poi anche perché bisogna pensare che non è che tu prendi il quello che si chiama il cotto, il come si chiama, il piatto già fatto, tu, sì. tu hai il mucchio della creta, il sacco della creta, quindi prima la prendi, la plasmi, la batti perché non ci devono essere bolle d'aria, poi cominci a lavorarla, a dare la tua forma, cioè non è che usi il tornio, è tutto creato con le mani, è un lavoro lunghissimo. Ecco, non ci si improvvisa. No, assolutamente. Ma bisogna anche seguire dei corsi, cosa che sì. lui ha fatto. Però vediamo il percorso, prima di arrivare a questo corso che tu hai fatto, anzi più di uno in verità, questa passione, come ci sei arrivata a una passione così? Perché insomma ti conosciamo come attrice di teatro, doppiatrice famosissima, abbiamo amato i tuoi personaggi, la tua grande creatività. Ed ora questa passione per un altro tipo di arte, beh, come ci si arriva? Beh, intanto facendo teatro sono sempre stata in mezzo alle scene, no? Poi avevo un carissimo amico che era Luzzati, Enrico Luzzati, che faceva dei costumi, delle scenografie straordinarie e adoperava molto il collage. Io già dipingevo a olio e poi i pennelli non mi bastavano più, per cui devo stringere? No. Ah. Eravamo noi che ci dovevamo sistemare in un modo diverso per l'inquadratura. I pennelli non mi bastavano più, allora ho cominciato ad operare le spatole per rendere più difficile la cosa. Poi, perché con la spatola il colore rimane più corporeo, poi invece non mi andava bene, allora i buchi no perché li ha fatti Fontana, i pezzi di sacco no perché li ha fatti Burri. E allora ho preso, mi ricordo, a Carrara sono andata a prendere del marmo frantumato e me lo sbattevo sulle tele, insomma non mi bastava, cercavo la materia oltre il colore, per cui sono passata all'assemblaggio, cioè a prendere oggetti, incollarli eccetera, poi insomma non mi soddisfacevano e ho scoperto il polistirolo, ho cominciato ad andare per pattumiere a raccogliere il polistirolo, quei pezzi che ci sono nei frigoriferi, no? nei televisori, imballaggi. E quelli sono diventati i miei tableau, perché poi io li lavoravo con sempre dell'oro, usavo sempre l'oro e inserivo, poi amo molto, faccia conto, il pisanello, la pittura del 3-400, per cui tutto un percorso, difatti i miei tableau sembrano un po' dei carettini siciliani e un po' dei trittici, delle cose, sono anche un po' barocchi. Vabbè, insomma, poi ho capito che non mi bastava ancora e allora sono passata alla scultura. Dalla scultura alla ceramica raku, che mi serve per scolpire, perché io non faccio tazze, piattini, eccetera, ho fatto anche quello, ma cerco di fare delle cose antiche. In che senso antiche? Tu vai al mare, vai sott'acqua, trovi una conchiglia attaccata, cioè che sta lì da millenni, non dovresti toccarla perché è sacrosanto che bisogna lasciarla lì, però metti che ti si stacca, la porti via. Ecco, io cerco di ricreare queste cose, o fiori pietrificati, o conchiglie fossili, o queste cose qui, attraverso il raku.